I cittadini a Cremona hanno sentito parlare di grandi progetti, finanziamenti per dotare la città di un nuovo ospedale, per avvicinare la medicina al territorio, per una sanità migliore. I fatti però smentiscono queste prospettive. Il problema più grosso è per le emergenze. Dopo aver visto sfumare l'idea di secondo livello che andrà a Mantova e a seguire anche le case di comunità, i servizi all'ospedale di Cremona sembrano destinati a proseguire nel percorso al ribasso. Il pronto soccorso da anni è in sofferenza e oggi la carenza di medici si fa più grave. Nel fine settimana i cremonesi che avevano bisogno non hanno trovato neppure la guardia medica. Le criticità erano già previste da anni. Mancano circa 4.000 medici di pronto soccorso in Italia. Negli ultimi 3 anni 9.000 medici hanno lasciato gli ospedali italiani. Gli infermieri mancano, i medici mancano, la struttura ospedaliera soffre e è inutile continuare a fare proclami di buona volontà. Servono i fatti. Vedo Cremona in una situazione estremamente grave, non solo per la carenza di medici, ma per la carenza di risposta reale. Anche il pronto soccorso, l'idea di secondo livello che io ho sempre fortemente voluto, la strutturazione parte da lontano, ma le case di comunità vanno a sostituire cosa se non ci sono i medici? Se mancano più di 1.000 medici di medicina generale in tutta la Lombardia e circa 160 tra Cremona e Mantova, il cittadino a chi chiede risposta? L'impoverimento della sanità a Cremona è una realtà, le misure necessarie per garantire un servizio migliore però sono ben chiare da tempo. Dobbiamo riempirle però queste reti, dobbiamo riempire questi ospedali di professionisti. Perché abbiamo dato una chiusura all'università e soprattutto alle scuole di specialità? Perché non abbiamo formato medici? C'è poi il problema delle condizioni di lavoro che fanno scappare molti medici. Le condizioni inumane in cui si lavora non permettono di lavorare bene, perché noi dobbiamo lavorare bene, come tutti. Per lavorare bene abbiamo bisogno di strumentazione e di tempo, oltre che di competenze.